al team Facchinetti. Alex contro Gianni canteranno La Casa del Sole. Gianni è il vero The Voice. Alla fine pensavo che ormai era tutto finito, invece è stata, secondo me, una delle serate più belle della mia vita. Sale sul ring Giovanni Scardamaglio. Vai Giovanni! Si è presentato alle blind con la sua cresta rossa molto punk e infatti ha cantato un pezzo dei Pooh. Alex Cecotti! Cantano la versione italiana di The House of the Rising Sun, La Casa del Sole, che inizi la battaglia. Questi ragazzi sono stati all'altezza del loro coach, Piero. Questa è stata una versione sudatissima della the House of the Rising Sun. Basta fare un primo piano ai due ragazzi. Ah. Siete riusciti a raggiungere note da strizzamento di corde vocali. Da strizzamento di corde vocali. Veramente bravi. Vengo da te, Jax, ti chiedo un rapido parere. Siete stati tutti e due bravissimi, però devo dire che secondo me Gianni ha fatto più bene di San Patrignano. Quindi Giovanni Scardamaglio è il favorito di Jax. Noemi, anche tu hai un favorito fra questi due ragazzi? Secondo me l'interpretazione di Gianni è stata più coinvolgente, ti ho sentito più dentro il testo, mi sei piaciuto tanto, hai una grande voce. Grazie, grazie.
Devo tornare dal team Facchinetti perché adesso è il momento della difficile decisione per Robby e Francesco. Se dovessi vedere esclusivamente la voce, per me siete veramente nello stesso punto. Noi sin dall'inizio abbiamo detto che avremmo scelto dei cantanti che riescono ad avere tre caratteristiche. La prima, la vocalità, e voi ce l'avete. La seconda, l'unicità, e tutte e due ce l'avete. La terza, l'immagine, che è una cosa molto importante se vuoi fare questo mestiere. Questo mestiere deve avere tutte queste tre caselle occupate. Ed è per questo che noi scegliamo Alex. Grande Giovanni. Bravo. Bravo. In bocca al lupo Giovanni. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao. Nessun coach ha premuto il pulsante dello steel, anche Gianni torna a casa. J-Ax riaccende la polemica con Francesco Facchinetti. Io non sono d'accordo però, ragazzi. Lo so. Cioè, questo è The Voice, cioè, secondo me l'altro l'ha palesemente sotterrato, non erano sullo stesso livello. Cioè, secondo noi no.